Parliamo, sei acceso, sei collegato, ok. Allora, carissimi amici di Mitico Snake, un salutissimo a tutti. Questo è un vlog. Da un po' che non mi sparavo dei vlog qui in casa. Allora, praticamente, se ben vi ricordate dai miei ultimi video, qui ci sta la postazione montata provvisoriamente e la devo assolutamente smontare. Lì dietro, dietro di me, alle mie spalle, quelle confezioni e la nuova scrivania che ho acquistato. Quindi ragazzi, subito dopo la sigla, beh, iniziamo ad aprire le parti e montarla. Poi, beh, nel corso del video vi farò vedere anche dove l'andrò a piazzare. Quindi, sigla! Allora ragazzi, eccomi qua, adesso iniziamo subito ad aprire le confezioni. Beh, lì dietro di me, non so se vedete, lo spazio dove sta la TV, bella scrivania, ben occupata, occuperà lo spazio proprio lì dietro. Questo mobile qui rimarrà comunque, però solo che mi devo organizzare un pochino con gli spazi. Allora, beh sì raga, devo dire che è lo stesso colore dei mobili, guarda caso. Beh, allora, vi sposto un attimo la visuale, così in modo che possiate vedere meglio. Eccomi qua. Allora, eh sì raga, è lo stesso colore, ma sì, sappiamo tutto. Sì, perfetto, perfetto. Non è neanche tanto grande, quindi 1,20 m di larghezza e 60 cm di altezza più o meno, sì. E poi alla fine di questo video vi metterò il link, perché questa scrivania, non per fare pubblicità, l'ho acquistata da Mondo Convenienza. Ho aspettato più o meno un mese per riceverla, però devo dire, dai, già dalle foto, da come mi hanno accolto lì al negozio, mi hanno fatto vedere il progetto su come, sulla base di come veniva montata là dietro, devo dire che dai, ci sta, quindi proseguiamo. Ok ragazzi, la prima parte aperta, questo è il piano dove verrà, piano superiore della scrivania. Adesso devo aprire le restanti due parti e devo vedere un po' come è strutturata. Come potete vedere, come avete potuto vedere prima, i lavori di montaggio proseguono abbastanza bene, quindi ho messo già la prima parte della scrivania, ovvero uno dei due lati, però l'altro lo voglio mettere proprio qui nella parte centrale, perché da qui poi io andrò a recuperare un po' di spazio da questa parte per incastrarla là tra l'altro mobile e recuperare altro spazio per la postazione. Quindi dai raga, ci vediamo tra un po'. Allora ragazzi, come potete vedere, scrivania piazzata, centrata proprio a misura. Adesso non resta altro che smontare i monitor da quella parte e piazzarli da quest'altra parte. E anche qui sarà un bel lavoraccio. Se non lo faccio io, chi me lo potrà mai fare sto lavoraccio? Vabbè dai, ci vediamo tra un po'.
Allora ragazzi, ecco qua, ho montato i tre monitor sulla scrivania, ho montato la staffa, adesso sto sistemando un po' il cablaggio dei fili e ci siamo quasi. Ho piazzato anche la stampante là dietro, quindi molto più comoda per lavorarci. E qui, beh, qui andrò a piazzare lo smart TV per restarmene comodo poi sulla mia poltroncina. E poi dovrò cambiare anche la disposizione delle poltroncine. Una la metterò di fianco alla scrivania e l'altra sì, di fronte alla TV, che posso tranquillamente vedere tutte le mie serie, film, TV preferiti. Quindi ragazzi, io vi ho evitato anche la fase di montaggio della scrivania, smontaggio dei monitor, è una cosa che la ritenevo non tanto utile, quindi vi faccio vedere solo man mano tutti quei passi che per me sono importanti. Quindi montaggio della scrivania, montaggio dei tre monitor, adesso si passa a completare il tutto. Ragazzi, finalmente sono riuscito a finire tutto, ho montato anche la TV, la stampante sta bene lì dietro, il sensore a infrarossi per la TV è già stato piazzato, ho piazzato anche la fotocamera, cioè la videocamera di sorveglianza, e quella è tutta la mia postazione finalmente completata. Adesso ve la mostro un pochino più da vicino e vi faccio vedere un po' come l'ho predisposta, dai! Allora ragazzi, eccola qui, questa è la postazione. Allora, lì in fondo ho messo, come potete vedere, come ho detto prima, l'Echo Show, la videocamera di videosorveglianza e poi tutta la restante della postazione. Qui possiamo vedere i tre miei soliti monitor e lì dietro tutta la cavetteria. Mi sono già piazzato con tanto di tastiera, mouse, smartphone. E qui ho cambiato un po' l'ordine della predisposizione di queste poltroncine che ancora devo sistemare. Tanto qua a terra, raga, ci sta un casino enorme per quello che ho combinato qui in casa. Vabbè, ma al di là di questi particolari devo poi sistemare. Allora, lì sotto, beh, il cablaggio non è dei migliori, quindi devo ancora finire di sistemare. L'unica cosa un pochino più visibile è questo cavo di alimentazione del mio computer, perché poi lo devo togliere, lo devo mettere per portarmelo poi via. Passiamo da quest'altra parte. Qui abbiamo messo nell'angolo per fatti suoi la stampante, poi da questa parte abbiamo il Broadlink, quello lì che mi consente poi di comandare la TV attraverso i comandi vocali con l'assistente vocale Amazon. Ok, perfetto, messo a fuoco. Lì sotto, vabbè, lì sotto non ho mosso nulla, è tutto rimasto così come sta. E qui abbiamo lo smart TV. Quindi ragazzi, devo dire, dai, non è poi così tanto male questa postazione. Mi allontano un pochino, vi faccio vedere. Ok, sto girando intanto a mano libera, tengo tutto il peso della fotocamera con il microfono e il faretto collegato e sì, dai, abbastanza bene. Poi adesso, diciamo, dai prossimi video in poi tutti i video verranno registrati da quella postazione. Allora, io adesso mi metto un pochino comodo e magari girerò la parte finale di, diciamo, questo vlog slash postazione slash rimontaggio, smontaggio e rimontaggio del tutto. Allora ragazzi, beh, vi ho evitato un po' tutta quella fase di montaggio, rimontaggio, smontaggio del tutto. Ve l'ho tagliato, quelle scene ve le taglio, non ve le faccio vedere, quindi vi faccio vedere solo i passi fondamentali, come ho detto nella clip precedente. Quindi raga, allora, se volete anche voi dare uno sguardo alla scrivania che ho acquistato io, qua in basso nella descrizione vi lascio il link per poterla, per andare a vedere un po' tutte le caratteristiche di questa scrivania e perché no, magari acquistarla. Quindi sono le misure di 1,20 m di larghezza e 60 cm di altezza, molto più che sufficiente per la mia postazione, proprio quella che volevo io. Allora, intanto vi sto parlando dal
dal nuovo microfono che ho acquistato settimana scorsa, quindi fatemi sapere anche come mi avete sentito. E che dirvi, io questo vlog lo finisco qua, poi magari in un video molto più dettagliato vi farò vedere un po' come ho posizionato il tutto. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, ditemi la vostra, e nel caso questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, lo dico sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e condividete questi video per darmi il pieno supporto al canale. E voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @medicosnake, ve lo ricorda l'animazione, e trovate tutti i link di riferimento a tutti i miei social qua in basso in descrizione, e come ho detto prima trovate anche il link d'acquisto a questa favolosa scrivania che ho acquistato. Favolosa perché poi la cosa bella è anche lo stesso colore dei mobili che ho qui in casa, più o meno, quindi ci ho azzeccato alla grande, ci ho azzeccato. E beh, ragazzi, che dirvi, io adesso vado qui, mi metto la mia postazione, faccio qualcosina. Beh, dai raga, noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Raga, prima che mi dimentico, quanto ho pagato questa scrivania? L'ho pagata sicuramente 45 euro, ok? Ho atteso un mese per averla, però ne è valsa veramente la pena. Ciao, raga, noi ci vediamo nel prossimo video. Mi sto dilungando troppo. Ciao!